Grazie.
Grazie.
Coach Gianni Montemurro, un derby tiratissimo e adesso ce lo si rigioca per la permanenza in categoria. Voglio dire, al di là dell'avversario, qualsiasi avversario ha il suo grado di difficoltà, noi abbiamo visto stasera, no? Selargius secondo me ha anche recuperato fiducia in queste ultime settimane, al di là della sconfitta di domenica scorsa, però abbiamo visto anche qui fare delle buone partite, ha vinto a Pordenone, magari avevano avuto un momento così difficile, però sono sicuramente, insomma, abbiamo visto stasera sulla nostra pelle che sono così in un buon momento. Adesso noi cerchiamo di recuperare le nostre energie, soprattutto a livello mentale, perché è ovvio che dobbiamo cercare di fare una partita diversa se vogliamo provare così a vincere. Però stasera comunque la mia squadra se l'è giocata, probabilmente abbiamo sprecato tanto, secondo me abbiamo una bella fetta di sconfitta nei rimbalzi subiti sotto il nostro canestro. Come sta la Virtus? Abbiamo visto una Sarni a fare un po' fatica nella prima parte, per tanto tempo in attacco, insomma, come state per avvicinarvi adesso al momento decisivo? Non c'è solo Sarni, noi abbiamo bisogno forse di... ultimamente magari sì, c'è solo un discorso legato a queste sconfitte di fila che abbiamo fatto dopo aver avuto un buon periodo di fiducia. Adesso abbiamo bisogno di recuperare questo e giochiamoci questa possibilità al play-out con la consapevolezza che saranno battaglie durissime, ecco, quindi io però ho fiducia perché sono convinto che possiamo giocare un attimino meglio, magari ecco, dobbiamo sicuramente chiaramente controllare le situazioni, certe situazioni con più attenzione, perché comunque le ragazze erano state brave a rientrare in partita, a giocarsela, però forse abbiamo sprecato un po' troppo. Qualche rimpianto ce l'ha per come è andata, insomma, da quando è arrivato, qualche partita persa? No. Sai, è inutile stare a rammaricarsi, ci sono state delle partite che la squadra si meritava di vincere. Io devo dire che innanzitutto bisogna apprezzare le ragazze, perché essere a zero punti per un girone intero, poi essere ultime a 8-6 punti di stacco dall'ultima, insomma, io ritengo che quello che hanno fatto è importantissimo. E chiaramente adesso è tutto azzerato, quello che abbiamo fatto non conta niente, cioè, o meglio, conta per darci un'altra possibilità, che è il play out. Dobbiamo aspettarci altri derby così, come quelli ho visto oggi? Beh, è stato un derby tirato, quindi voglio dire, come qualsiasi partita, non so, io non so chi diceva che magari ci si aspettava una squadra che cedesse. Vabbè, secondo me le squadre hanno dato il massimo. Fabrizio Staico, finito un derby tiratissimo, già bisogna pensare all'altro. Eh sì, e purtroppo anche con la stessa squadra. Questo qui senz'altro è un dispiacere per il nostro movimento, visto i bei rapporti che comunque si allegano le due società. Senz'altro non sarà un play-out semplice, perché ricordiamoci che questa era una partita di girone dove le motivazioni forse alla fin fine non avevano il giusto equilibrio su entrambi i lati. Senz'altro adesso ci dobbiamo preparare fisicamente e mentalmente a un grande e grosso impegno. Prima di trovare una nota positiva, almeno oggi vi siete allenati per quello che troverete. Sì, non so se il termine giusto sia allenati, perché comunque c'è un gran rispetto per la Virtus. Hanno avuto l'opportunità senz'altro di gestire la partita in una maniera differente, questo era assolutamente visibile, soprattutto voi che venite qua ogni fine settimana. Però ho avuto un grande vantaggio della serie, che c'è da fidarsi di tutte le giocatrici che sono entrate in campo, e questo qui mi porta a pensare bene nella fase successiva. Come state? Al di là della partita di oggi, insomma, aiutaci un po' a fare il quadro su San Salvatore, che adesso si gioca tutto. Come stiamo? Questa è la domanda. No, siamo un periodaccio c'è stato, forse l'abbiamo pagato. Teniamo presente che se avessimo avuto due punti in più, forse non staremo parlando di play-out. Un periodaccio c'è stato, il periodaccio c'è stato proprio dopo il derby con la Virtus nella prima fase, dove mi sento di dire che la partita con Bolzano e Scrivia siano state forse quelle lì che più hanno condizionato questo risultato finale.
stato d'animo? Sei più arrabbiato, più deluso quando guardi alle spalle a dove eravate dopo la prima parte e al punto al fatto, come hai detto tu, che potevate adesso essere tranquilli? Quello che ho detto alle mie ragazze, purtroppo noi allenatori dobbiamo essere coerenti con colui che si dice il primo giorno di allenamento. Questo è fondamentale, la coerenza. Poi è chiaro che l'appetito viene mangiando. Quindi quando ti trovi senz'altro in quelle situazioni, la voglia di finire prima, la voglia di prendere un risultato senz'altro buono come un nono posto o un playoff senz'altro è doveroso. D'altronde ci si allena con delle motivazioni. Noi abbiamo provato a ricercarle con questo ottavo nono posto. Poi è chiaro che inizio anno la società, sia a me sia alle ragazze, ha chiesto di salvarci il prima possibile. Questo qui è stato abbastanza umile da parte loro, visto che ormai anche loro sanno qual è il tipo di campionato e sanno quante risorse ci vogliono, sia fisiche, mentali, economiche, per rendere dignitoso questo campionato. Diretta Sport, le tue partite in diretta streaming. Diretta Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Diretta Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.direttasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Diretta Sport.